Personale Istituto di Milano, scuola di psicoterapia in biotransenergetica. Oggi è 12 maggio, per cui giornata dell'Emerging Proud, giornata dedicata alle emergenze spirituali. E tutti gli ospiti stasera lavorano, comunque sono nell'ambito appunto delle emergenze spirituali. Io sarò il moderatore. Mi chiamo Francesco Santini, sono un consultore transpersonale e docente in formazione in biotransenergetica. E quindi l'argomento di stasera è le emergenze spirituali. Le emergenze spirituali si tratta di un profondo processo di trasformazione che coinvolge l'individuo nella sua complessità, nella sua totalità. Al giorno d'oggi pare che interessa sempre un maggior numero di persone ed è sostanzialmente emergenza spirituale è caratterizzata dall'immersione della dimensione spirituale nell'individuo insieme a una crisi che c'è a livello personale e a difficoltà di varia intensità a livello fisico, a livello mentale, a livello anche corporeo, emotivo e tutti i livelli, insomma. L'espressione è stata coniata dai coniugi Grof, psicoterapeuti transpersonali, ed è appunto la visione transpersonale quella che maggiormente accoglie e riconosce questo fenomeno. In Italia, appunto, la unit sulle emergenze spirituali dell'ITI è quella che si occupa di promuovere una cultura che sia in grado di riconoscere e accogliere questi fenomeni e anche che possa ampliare un po' la riflessione intorno alle emergenze spirituali in modo da creare anche sensibilizzazione. Chi fosse interessato, che ci sta seguendo, può contattare la scuola, in particolare le due responsabili della unit, che sono Loretta Illuminati e Elena Toscan, che adesso parleranno per prime. Oppure chiunque degli speaker di stasera possono essere contattati per avere maggiori informazioni. E allora sì, direi che possiamo cominciare con gli interventi dei vari relatori. Quindi per prima appunto abbiamo Elena Toscan, psicologa e psicoterapeuta transpersonale, autrice di un libro che tratta proprio delle emergenze spirituali, chiamato Venne l'alba, e docente anche nella scuola di specializzazione in psicoterapia transpersonale di Milano e opera principalmente nella provincia di Varese e Novara. Quindi, Elena, se vuoi raccontarci un po' il tuo contributo, delle riflessioni in merito. Grazie Francesco per questa puntuale introduzione. Sì, ho l'onore io di aprire la carrellata degli interventi di stasera, di questa diciamo, conferenza online. E questa è una bellissima opportunità per noi. Ogni anno, da qualche anno, abbiamo fatto in presenza diciamo, delle conferenze e quest'anno abbiamo deciso in linea un po' con i tempi di trovarci online per raccontare un po' il nostro progetto, che cosa facciamo e per portare appunto sempre, come hai detto tu, lo scopo principale, diciamo, di questo progetto è la sensibilizzazione e quindi far conoscere il più possibile, il meglio possibile, diciamo, questo argomento che è ancora poco conosciuto, ma è molto importante per noi, molto interessante. Il gruppo di lavoro che si è formato con i colleghi che poi parleranno, un gruppo di lavoro che è nato circa nel 2017 con l'aiuto di Integral Transpersonal Institute, appunto che è fondamentale di ITI, e io e Loretta Illuminati siamo le responsabili del progetto. Appunto, lo scopo di questa unit nell'ambito del paradigma, del panorama transpersonale è quello di portare il suo contributo in Italia, dove appunto la tematica del transpersonale, anche nello specifico questa tematica, non è molto conosciuta.
Cos'è emergenza spirituale, cos'è crisi psicospirituale? Prima di tutto, come tu hai già accennato, è una crisi, un disagio che la persona può vivere. È stata descritta nell'ambito della sfera spirituale, quindi nell'approcciarsi alle tematiche spirituali. Non è necessariamente legato ad un percorso religioso, anche se lo potrebbe essere, ma tocca appunto il tema esistenziale, comunque spirituale, che si manifesta nella persona in maniera importante. Quindi scaturendo in lei una crisi che potrebbe diventare anche proprio poi nelle accezioni più difficili, proprio un'emergenza. È stata appunto descritta per la prima volta tra gli anni 80 e 90 da degli clinici in ambito transpersonale. E perché proprio qui? Perché nell'ambito della psicologia transpersonale è quella che studia la dimensione spirituale, che ha dato spazio, ha dato vita ad accogliere, diciamo, questa dimensione anche in ambito psicologico, quindi che la studia rispetto agli altri modelli. Studia tutte le altre dimensioni, ha dato anche però particolarmente rilievo, ha trovato interessante l'accogliere anche la dimensione spirituale come dimensione importante a livello per le persone, insomma, per il loro sviluppo e per il loro benessere. E nel momento in cui c'è una crisi anche in questo ambito, è andato a studiare, a vedere che cosa succede nella persona. E si è visto appunto che la crisi psicospirituale ha un impatto comunque su tutte le altre aree, quindi sull'aspetto poi relazionale o lavorativo, insomma su tutte le altre varie. Quindi è una dimensione importante da considerare, è una dimensione fondamentale, cioè che ha una sua dignità. E spesso appunto si è visto negli studi che non viene presa in considerazione più di tanto dagli altri approcci, proprio perché in generale non viene considerata. Quindi la psicologia transpersonale dà molto spazio a questo aspetto ed è molto interessante appunto anche oggi, da qui si declinano tante riflessioni, tante cose, stasera diamo degli spunti, però da qui prende l'avvio ad esempio anche l'ottica interculturale. È molto interessante anche questo in questo momento, poi ci saranno delle colleghe che parleranno, che hanno degli interventi, sono in Africa ad esempio, quindi è declinabile su tanti tipi di riflessioni ed è veramente molto interessante e importante portarla come, cioè riflettere su questa cosa e quindi dare uno spazio in modo che le persone, ci sia una sensibilizzazione in questo. Diciamo anche che negli anni 80-90 appunto è stato fatto uno studio, è stato definito, è stato dato spazio a questo tipo di difficoltà, mettendo anche in evidenza appunto nel paradigma traspersonale che però attraversata questa crisi, questa difficoltà, emergono delle potenzialità molto importanti per le persone, anche di proprie risorse personali, di maggior benessere una volta che poi si è attraversato questo tipo di crisi. Quindi fa emergere anche tutto un aspetto di qualità. Questo in psicologia anche lo conosciamo bene, cioè spesso la crisi in tante aree della nostra vita, della vita delle persone, poi in realtà è un passaggio che se poi viene effettuato porta a un maggior benessere, a un nuovo assestamento. E questo si è visto anche e soprattutto nell'ambito della crisi psicospirituale. È foriera poi di qualità che emergono nelle persone, stati di benessere, rivisitazione della propria vita in maniera anche positiva per i propri scopi di vita, eccetera, eccetera. Quindi, e poi concludo, negli anni 80, appunto, tra gli 80 e i 90 viene definita questa categoria e poi addirittura trova uno spazio, che è una cosa che non conoscono, non viene conosciuta tanto, però anche nel DSM quarto viene inserita un accenno. Definendo diciamo un problema religioso spirituale. Quindi c'è un accenno a questa attenzione. Dopo una serie di studi di osservazione viene proposta dall'ambito transpersonale anche nel DSM una riflessione, uno spazio che trova poi un riscontro. E quindi appunto è una cosa che non si conosce, però anche all'interno del manuale diagnostico
dei disturbi psicologici, insomma, trova uno spazio anche questa, un inizio di spazio questa riflessione. Quindi ecco, adesso io con questo concluderei, lascerei lo spazio anche ai colleghi che daranno altri spunti, però è proprio per evidenziare come questa tematica ha una sua dignità profonda, una sua grande importanza. E anche e soprattutto in tempi come questi, dove ci sono delle crisi anche esistenziali, a livello sociale, insomma, è un momento molto particolare e c'è una richiesta, sembra anche, c'è una crisi anche che è del collettivo. E quindi è per noi veramente una tematica appunto assolutamente importante da affrontare con una grande dignità e valore, ecco. Quindi mi fermerei qui, adesso lascerei lo spazio ai colleghi che parleranno dopo di me. Grazie. Grazie Elena per il tuo prezioso contributo. Adesso abbiamo la seconda responsabile della unit di emergenze spirituali, Loretta Illuminato, psicologa, psicoterapeuta transpersonale che opera principalmente nella provincia di Rimini, docente sempre presso ITI di Milano sulle emergenze spirituali, si occupa di psicologia archetipica, psicoantropologia e della ricerca riguardo a fattori etnoculturali e sistemi di guarigione che considerano l'essere umano nella sua dimensione fisica, psichica e spirituale. Autrice del libro Le vie della trasformazione, cambiare vita con la psicologia archetipica e la biotransenergetica. Quindi a te la parola, Loretta. Grazie Francesco, grazie di essere qui con noi oggi, di fare da moderatore e grazie a tutta la nostra unit, a questo lavoro di gruppo, questa ricerca che stiamo portando avanti da un po' di tempo ormai, di cui sono veramente fiera di far parte perché c'è una collaborazione bellissima e una grande onestà intellettuale, come mi piace dire. Il mio contributo parte dal riconoscere che la psicologia non ha debitamente tenuto conto dell'esperienza spirituale e delle questioni esistenziali. Questa modalità di operare ha tagliato fuori parti fondamentali dell'essere umano, dimenticando la globalità, l'unità, il fatto che l'essere umano necessita di un processo di integrazione e riconnessione con una sorgente più profonda dell'essere, dell'esistere. Ecco perché parlare di spiritualità, di anima, per noi è parlare di una realtà del tutto diversa sia dalla mente che dal corpo, intesi come processi neurologici e processi organici o solamente questo. Quindi la visione transpersonale che porto e che portiamo, si occupa di sistemi viventi in un'ottica unitaria. Noi diciamo spesso con la tendenza a trascendere i confini della mente razionale e del mondo materiale, riconoscendo l'esistenza di orizzonti ben più ampi. Ecco che studiando e rispettando le varie manifestazioni delle esperienze umane, quello che cerchiamo di fare è offrire sistemi di comprensione della psiche, che possono essere applicabili, ed è questa anche la cosa molto interessante e importante, ad ogni etnia, ad ogni antropologia, società, cultura, gruppo di appartenenza e spiritualità umana, perché quello di cui parliamo è qualcosa che va oltre aspetti dogmatici, quindi il transpersonale. Diciamo che è un sistema di comprensione universale che supera la storicità del tempo e la materialità dello spazio in qualche modo. Ogni cosa che si manifesta è la forma con cui si è organizzata la psiche. In particolare a me piace proprio ricordare che psiche vuol dire anima, psiche è anima, soffio vitale, animos, e lo psicoterapeuta è colui che si occupa di. È colui che serve l'anima, è colui che offre un servizio all'anima e al viaggio
non solo a livello personale, ma appunto transpersonale, perché siamo immersi tutti in un grandissimo viaggio collettivo. Quindi è importante comprendere come è organizzata la nostra psiche, tanto che con Grof parliamo proprio di una nuova cartografia della psiche. Cercare di comprendere in che modo queste esperienze sono organizzate e quindi anche come poter essere d'aiuto. Quindi in che modo la nostra psiche manifesta un fenomeno sul palcoscenico della coscienza. Questo può avvenire attraverso archetipi, visioni, immagini che emergono, sensazioni, pensieri, azioni e anche intenso rilascio emotivo, quindi contenuti e materiale che può emergere, questo vuol dire poi emergenza, cioè qualcosa che emerge in una maniera prorompente dalla coscienza e emergono dall'inconscio personale e collettivo. E questa emersione può creare molto disagio e terrore, quindi dalla persona generalmente vissuto come, infatti noi parliamo di crisi psicospirituale, quindi spesso viene vissuto come una vera e propria crisi. Questi processi possono essere innescati da innumerevoli esperienze e situazioni della vita. Quindi potremmo anche dire però che ogni sintomo, ogni malattia, così come ogni crisi psicospirituale, esprime le informazioni della coscienza, della psiche. E questo è valido sempre. È essenziale però che la comprensione che il lavoro psicologico da una parte riguarda la psiche e il lavoro spirituale che riguarda l'essenza, quello che potremmo chiamare anche Dio, Atman, coscienza suprema, coscienza dell'unità, devono viaggiare in maniera unitaria in qualche modo, ma sono due processi spesso differenti. Questo modo di procedere, quindi anche quello che noi portiamo avanti come ricerca e quindi anche poi in terapia, risulta quindi fondamentale nel trattamento delle crisi psicospirituali ed emergenze spirituali. Questi sono stadi critici, quindi esperienzialmente difficili, di una profonda trasformazione psicologica che coinvolge l'essere umano. E vorrei sottolineare che spesso queste esperienze deriva proprio dalla combinazione di esperienze di natura biografica, perinatale e transpersonale. Prendono forma in stati non ordinari di coscienza e comportano appunto queste intense emozioni, visioni, vari fenomeni sensoriali fuori dall'ordinario. E a volte numerose manifestazioni fisiche. Fenomeni perinatali e transpersonali sono stati descritti in ogni epoca nella letteratura religiosa e mistica di vari paesi del mondo e di varie saggezze anche. Fenomeni perinatali sarebbero quei fenomeni che riguardano la nostra esperienza nel grembo materno e anche il cosiddetto trauma della nascita. I fenomeni transpersonali sono quelli di cui stiamo anche parlando e narrando, quindi tutto l'aspetto spirituale che coinvolge l'essere umano e l'aspetto anche archetipico, mentre il livello personale è quello che solitamente prende in considerazione la psicologia tradizionale, chiaramente, ed è tutto quello che riguarda la nostra storia di vita, la nostra storia personale, le esperienze di questi stati di coscienza. E le osservazioni che ne scaturiscono, è importante riconoscere che non possono essere spiegate nei termini della struttura concettuale della psicologia tradizionale, del modello medico e psichiatrico accademico, poiché, come sappiamo, si limitano a riconoscere solo il livello biografico di cui ho parlato e l'inconscio in genere riguarda appunto più l'inconscio individuale. E spesso non viene tenuto quindi in considerazione non solo anche spesso quello che è inconscio collettivo o ad esempio quello che a me piace molto parlare anche di anima mundi, ma anche un livello proprio basilare. Poi le nostre colleghe africane sicuramente porteranno interventi molto interessanti su questo, ma di quanto sia importante tenere in considerazione
la mappa culturale dell'individuo, le mappe culturali che ognuno di noi ha e ha acquisito nella propria vita. E anche il sistema di credenze e il sistema di valore dell'individuo. Per questo motivo abbiamo bisogno di un modello più ampio e più adatto soprattutto a descrivere la psiche umana e una visione totalmente diversa della coscienza e quindi anche di queste fenomenologie di cui stiamo parlando e condividendo. Ecco, io direi che per ora anch'io faccio questo cappello introduttivo perché poi avremo modo eventualmente di confrontarci e creare anche un dialogo su questo. Per cui grazie e passo la parola ai miei colleghi. Grazie Loretta, grazie anche per il tuo intervento. Adesso quindi passiamo la parola a Valeria Galletti, psicologa psicosintetista, cioè di psicosintesi, docente di biotransenergetica e metodologie transpersonali, counselor trainer supervisor, e svolge la sua attività clinica a Bologna. Prego Valeria. Grazie Francesco, sono molto felice anch'io di questo incontro e di questo momento condiviso con le colleghe e colleghi, nonché amici di questo lavoro di ricerca, di sperimentazione che entra a pieno titolo anche nel nostro lavoro quotidiano. Il mio intervento è, come dire, porta in luce un po' il contributo dato dalla psicosintesi, che ritengo sia un contributo piuttosto interessante anche perché, è, come dire, rappresenta un po' l'antefatto, le basi antiche su cui poi hanno lavorato nel corso dei decenni successivi Grof e gli altri approcci come hanno evidenziato Loretta ed Elena. Parliamo di psicosintesi, quindi parliamo di Roberto Assaggioli, il suo fondatore, quindi medico psichiatra, nonché allievo di Freud a suo tempo. Quindi parliamo di un personaggio che è nato alla fine degli anni del 1800, quindi 1888, ed è morto nel 1974. Quindi parliamo proprio delle basi su cui poi, come dicevo prima, hanno lavorato e stiamo lavorando tuttora quotidianamente. È interessante infatti che Assaggioli, alla cui concezione ha portato con questo grosso contributo e novità, allargando la concezione e il contributo e la visione della psicologia e della psichiatria in quel contesto, trattandosi di medico e psichiatra, l'ha allargato allargandolo e introducendo quella dimensione che noi e che lui stesso poi ha chiamato transpersonale. Quindi alla base di tutta la concezione della psicosintesi c'è la concezione dell'essere umano quale essere biopsicospirituale, che poi lui ha tradotto anche nel simbolo dell'ovoide assagioliano, scaricabile da internet in varie forme. È interessante perché su questa concezione ha cominciato a elaborare tutta una serie di studi, a partire da se stesso in primo luogo, e di analisi e di comprensioni su quello che è proprio lo sviluppo umano, o quello che lui chiama una spinta verso l'integrazione, verso l'autorealizzazione, che rappresenta un impulso fondamentale e normale della personalità umana. E siamo nel 1937, quindi queste prime basi, questi suoi primi scritti rappresentano proprio un antefatto e possiamo considerarlo proprio precursore in tal senso. Successivamente, nel corso degli anni, ha sempre più approfondito queste tematiche, ha cominciato a evidenziare, a studiare sempre di più quelle che sono le varie fasi della vita di una persona. E i vari momenti di crisi che normalmente, quotidianamente, possono intervenire per un qualsiasi motivo, come voi fatto cenno anche Loretta stessa, nella vita di un individuo.
Anche perché, dice, questa spinta verso l'evoluzione, verso l'autorealizzazione, non è una spinta che avviene in maniera organica, in maniera armonica, ma assistiamo tutta una serie di crisi e di profondi conflitti che avvengono nella vita di una persona. Ha cominciato a studiare, quindi a rendersi conto che appunto in queste varie fasi, proprio questa spinta verso l'evoluzione, o quella che lui definisse la ricerca di una vita sempre più vera e sempre più piena e reale, erano accompagnati da una serie di disturbi di vario tipo e di varie intensità, con una durata più o meno lunga a seconda delle storie degli individui o di tutta quella concatenazione di aspetti a cui ha fatto cenno Loretta stessa prima. Queste, diciamo, queste caratteristiche sono... ha cominciato a evidenziare che erano anche accompagnate da una serie di disturbi psichici e anche di disturbi anche fisici stessi. Parliamo anche di Assagioli, che ha dato un grossissimo contributo a suo tempo anche alla nascita e all'evoluzione della psicosomatica. In questi suoi studi l'aspetto interessante su cui poi ha continuato a lavorare, che è stato ripreso e su cui ha continuato a lavorare anche Croft stesso e sui quali stiamo lavorando anche noi, questi suoi studi sono stati poi, come dire, sistematizzati in una serie di riflessioni ulteriori che lui ha individuato in una serie di stadi critici che ha nominato e ha dettagliato, e per ogni stadio critico ha, come dire, ha studiato e ha sviluppato tutta una serie di studi e di riflessioni su quelli che, come dicevo prima, potevano essere caratteristiche o disturbi psichici oppure anche veri e propri disturbi fisici. Li accenno molto velocemente questi stadi perché, come dico, rappresentano la base sulla quale poi si è riferito e ha preso spunto Groff stesso e sulla quale lavoriamo anche noi, rappresenta una nostra, uno spunto di elaborazione e di ricerca importante. Ha individuato una prima crisi, le crisi che precedono il risveglio spirituale. Questa è anche una nota interessante perché Assagioli non parla ancora di emergenza. Emergenza è un termine che sarà introdotto poi da Groff, come hanno già accennato, però parla di risveglio, quindi di quelle crisi, proprio su quella spinta a cui facevo cenno prima, che possono portare verso, come dire, una ricerca e una visione che comincia ad entrare piano piano nella vita di un individuo, che lo porta come dire, ad introdurre spunti di osservazioni diverse, insight, ispirazioni, riflessioni, diciamo, che prima in qualche modo non avvenivano o avvenivano in una maniera molto più sporadica o inconsapevole. Chiaramente questi nuovi contenuti non sono indolori e producono a loro volta delle crisi che, come dicevo prima, sono state individuate in modalità più o meno profonde a seconda, diciamo, della storia degli individui o di quella concatenazione di aspetti a cui faceva cenno Loretta, culturali, sociali, eccetera. La seconda crisi che ha individuato è quindi crisi prodotte dal risveglio spirituale, quindi crisi che precedono quello che diventerà poi il risveglio spirituale, con tutti, come potremmo dire, gli annessi e connessi della situazione che possono emergere. Poi parla di crisi prodotte dal risveglio spirituale e reazioni stesse al risveglio spirituale, quindi una sorta di, diciamo, di oscillazione e di fasi di alternanza tra momenti di benessere e momenti di malessere, perché ogni crisi è come se attivasse o attivi all'interno della vita di ciascun individuo proprio un'alternanza di tali momenti, momenti di benessere ma anche di estremo benessere, ma come anche momenti di estremo malessere. Una fase ulteriore che è stata individuata è quella riguardante le fasi che è stata definita le fasi del processo di trasmutazione, quindi un'analisi, un soffermarsi in una maniera, come dire,
ancora più approfondita su tutti quelli che sono appunto gli accadimenti e i disturbi che avvengono a livello psichico e a livello fisico nelle persone. In un primo momento si era fermato qui, successivamente poi nelle ulteriori elaborazioni che poi hanno trovato occasione e spunto in un libro successivo che è lo sviluppo transpersonale, perché il primo studio è proprio quello che appare nel nostro manuale interno, che è Principi e metodi della psicosintesi terapeutica, quindi il manuale uso interno nostro. Successivamente un'ulteriore elaborazione ha introdotto un'ulteriore fase o stadio del processo che ha chiamato la notte oscura dell'anima, che rappresenta proprio quello stadio ulteriore molto presente all'interno della letteratura, molto presente all'interno di tante biografie di mistici o di persone che nella vita hanno subito o hanno incontrato, per motivi diversi per ciascuno, momenti di grande crisi ma di anche grande risveglio. Ecco, io direi che anch'io mi fermo qui, questa è la sistematizzazione, il contributo che ha dato la psicosintesi e che, come dicevo prima, ha rappresentato e rappresenta tuttora una preziosa base e una preziosa sistematizzazione sulla quale ha lavorato prima Grof, allargandolo poi alle emergenze spirituali e quindi introducendo questo termine, ma che rappresenta anche una base sulla quale operiamo noi tuttora. Mi fermerei qui per ora. Grazie Valeria. Possiamo passare quindi al prossimo intervento di Gianfranco Addario, psicologo, psicoterapeuta e docente di biotransenergetica, e anche terapeuta EMDR, che opera principalmente a Savona e a Milano. Grazie Francesco della presentazione. Allora, anch'io sono contento ed emozionato di questo evento. Allora, il mio contributo quale può essere? È un po' sul gioco personale, transpersonale. Come abbiamo visto, come le colleghe amiche hanno appunto esposto, l'emergenza spirituale è quella condizione di disagio fisico, energetico, emotivo, che viene attivato prevalentemente da esperienze spirituali, da percorsi spirituali, ma forse anche no. Insomma, la vita accade, che arriva questo. Cosa vuol dire intraprendere un percorso psico-spirituale? Ha a che fare con la possibilità di riconnettersi, di percepire, di integrare tutti quelli che sono i nostri livelli, no? Il nostro livello fisico, energetico, emotivo, mentale, spirituale, e soprattutto di comprendere che vi è una possibilità di mettere in relazione questi nostri livelli, questa nostra matrice, come diciamo noi, organismica, con un macrocosmo, in un dialogo partecipativo che mira in qualche maniera a raggiungere la dimensione dell'essenza spirituale. A me piace anche definire la possibilità di accedere al proprio sé, cioè alla parte più autentica di noi. Come dice Jung, i fenomeni psichici sono una manifestazione sostanzialmente di un'energia presente in natura, che non coincide solo con l'aspetto pulsionale freudiano, ma piuttosto come uno slancio vitale, no? Quindi una legge universale che in qualche maniera ha un suo sviluppo, che è naturalmente sana e naturalmente è progettata per uno sviluppo, no, teleologico, dal quale dipende proprio l'evoluzione psichica dell'individuo. Accade, può accadere, che diverse situazioni della vita, traumi, piuttosto che vari aspetti personologici, biografico, come diceva Loretta, il perinatale, perché no, il prenatale, in qualche maniera
abbiano messo, mettano un'interruzione a questo. E quindi in qualche maniera avviene che queste interruzioni creano delle regressioni che possono sviluppare dei sintomi o nevrotici o talora anche psicotici. Come dice Jung, questa libido, lui la chiama libido, può investire questi oggetti immateriali e in qualche maniera si vanno spiritualizzando in espressioni archetipiche. Qualcuno prima ha parlato di archetipo, no? Questa, come questa espressione, questa esperienza transumana, questa forma informante dell'esperienza umana. Ecco, in questo senso, diciamo che questa libido investe in espressioni simboliche. Ed è proprio attraverso il simbolo archetipico che la libido, possiamo dire, passa dal piano naturale, fisico, al mondo culturale, quindi diventa accessibile alla coscienza in qualche maniera, no? Possiamo dire quindi che un'emergenza, una crisi psicospirituale può essere definita come un'irruzione del mondo dell'inconscio collettivo dentro la coscienza, no? E questo ovviamente dà un grande sconvolgimento. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che, in poche parole, quando questa esperienza entra dentro di noi, accade che, e soprattutto quando questa energia è bloccata in qualche maniera, come andavamo dicendo prima, avviene una sorta di rispecchiamento tra quella che è l'esperienza personale, quindi la storia personale che ci portiamo dietro, e l'archetipo e l'aspetto spirituale. E del due l'uno c'è una sorta di rispecchiamento, e attraverso questo rispecchiamento si va svelando quella che è la strada della trasformazione, no? Come direbbe proprio Jung, la propria strada dell'individuazione. Perché è molto importante ricordare come appunto la nostra storia personale, le convinzioni sociali, culturali, hanno creato delle sovrastrutture. E quindi possiamo dire delle maschere, delle sovrastrutture che in qualche maniera hanno... ci impediscono di accedere facilmente al sé, alla parte più autentica di noi, o comunque ci impediscono, quella famosa interruzione di cui parlavamo prima, ci impediscono di compiere il nostro viaggio evolutivo. E quindi è proprio qua che viene richiesto il lavoro terapeutico, quindi il lavoro di disidentificazione. Quindi il mio intervento è proprio questo, come ricordare che esistono diversi livelli. Proprio nel senso di, quando ho detto prima il processo di disidentificazione delle funzioni caratteriali che abbiamo accumulato, strutturato nella nostra vita, è molto importante perché quando noi facciamo esperienza di un oggetto, di un qualche cosa, di un fenomeno, è chiaro che questa esperienza la può fare una parte di noi che magari è disfunzionale perché si è così andata strutturando nel tempo, no? Io faccio sempre l'esempio, quando parlo di questo, di un soggetto che fa esperienza di, per esempio, un soggetto che ha delle carenze, si dice carenze narcisistiche, e questo in qualche maniera si difende dal suo vissuto di mancanza accedendo a dei vissuti di grandezza, no? Nel momento in cui si avvicina a percorsi psicospirituali, ed è questo molto importante, accade molto facilmente che chi vive questa esperienza è proprio la parte magari disfunzionale, e a volte il rischio è proprio quello che attraverso pratiche anche spirituali possiamo andare a nutrire ancora di più questo suo aspetto di grandezza, e quindi queste identificazioni, come diciamo noi, vanno a impedire al soggetto di poter fare la vera esperienza, l'esperienza del proprio sé. E quindi questa dialettica è stata molto ben, porto come riferimento il lavoro, per esempio, di Wilber. Wilber ci dice
che la struttura della coscienza è articolata su diversi piani, no? Abbiamo il piano dell'ombra, dell'ego, il piano personologico, no? E poi il piano dell'unità. Come dire, il movimento transpersonale, la psicologia transpersonale dà degli strumenti ottimi, forse qualcuno ha detto che la psicologia non si è mai occupata, è vero, perché il movimento transpersonale si è occupato e sa dare quelli che sono gli strumenti per raggiungere quella che è la coscienza dell'unità. Ci sono altri interventi invece, sempre terapeutici, che lavorano sull'ego, quindi un lavoro magari più dinamico, più psicodinamico, che lavorano in maniera strutturata sull'ego. Quindi noi quando lavoriamo con persone anche che ci portano queste tematiche, stiamo molto attenti a tenere sempre in dovuta considerazione i due piani e soprattutto lavorare perché possa in qualche maniera andarsi a ripulire il più possibile la storia personale per fare in modo che quello che è poi la parte che va a vivere l'esperienza di unità sia la parte autentica. Quindi quello che io sto dicendo è proprio quello di avere attenzione ai diversi livelli, no? Quindi posso anche concludere dicendo che le emergenze spirituali o crisi spirituali, a me piace più il termine crisi evolutiva, rifacendomi proprio a quella bella immagine di Jung, no? Quando ci dice che questo slancio vitale, no? Che è stato interrotto da qualche parte per qualche motivo, ecco, quando questa crisi che in qualche maniera ha elicitato tutto un disagio psicologico, ecco, come ci dice Wilber, è molto importante lavorare sul piano dell'ombra, dell'ombra, ora non usiamo magari questa parola così ombrosa, ma comunque sul piano dei nostri disagi personologici, proprio perché possiamo più facilmente integrare aspetti magari scissi della nostra personalità. E questo ci permette poi di fare il nostro viaggio evolutivo in maniera più, come dire, più lineare, più luminoso, come direbbe Jung. Perché il mio modo di pensare è che quando la parte più autentica di noi è sufficientemente ripulita, sufficientemente, è già tanto, e procede procedere per il cammino evolutivo e spirituale è soltanto un foriero di bellezza, di luminosità e di grazia. Ecco, è proprio questo che volevo dire. Posso concludere e poi ci sarebbero tante altre cose, ma magari poi se c'è tempo lo possiamo approfondire. Ma è proprio perché mi è caro questa unione del personale e del transpersonale, riconoscendo proprio questi aspetti, no? Tanto in alto quanto in basso. Grazie. Grazie Gianfranco, grazie per il tuo contributo. Passiamo la parola a Anita Godi, psicoterapeuta con indirizzo psicosintetico, ipnosi ericksoniana, formatrice in varie zone d'Italia, costellatrice familiare e docente chiamata presso l'Università di Milano e in altre sedi, altre scuole. Presidente dell'Associazione per il Benessere Psicosociale ARBES, e svolge l'attività di psicoterapia individuale, di gruppo e supervisione di equipa a Verona. Prego, grazie molte e grazie anche alla ricca e bella introduzione dei miei colleghi, perché mi permette di lasciare a loro questo grande spazio di chiarezza e mi permette di mostrare uno spaccato di realtà di quando si verificano
o si possono verificare queste crisi psicospirituali. Gianfranco, Loretta, Valeria l'hanno già accennato. Mi permetto di fare proprio degli esempi pratici, magari anche proprio inseriti nei nostri tempi di oggi. Uno in particolare che coinvolge tutti, per esempio in questo momento, è la pandemia che in questo momento sta avvenendo ed è un piano personale di molti e un piano anche collettivo che coinvolge e arrivando fino al transpersonale, addirittura al mondo della natura, degli animali, che ci connette a noi e anche a questo tema di qualcosa di molto grande che si è mosso e non per tutti, ma per alcuni è un forte evento, proprio legato a malattia, a morte, a trauma, a cambiamento, che sono proprio le tematiche che possono muovere una crisi psicospirituale. Come a volte non è detto che siano queste, ma anche un parto, anche un momento di cambiamento importante, anche un percorso profondo di tecniche di meditazione, di respirazione. Quindi non sono solo questi eventi traumatici, ma anche eventi di movimento psichico che possono attivare questo tipo di crisi. Che la crisi è sempre un momento, come dicevano i colleghi, difficile, ma è un grande momento di trasformazione e penso che anche in questa fase mondiale socialmente siamo in un evento di trasformazione. Alcune persone si rendono conto di essere toccate da qualcosa in questo grande cambio sociale, culturale, dove c'è qualcosa che si muove del loro corpo, che magari si ammala, proprio di quel soffio vitale, il respiro, che è proprio quello che a volte prende i nostri polmoni in certi casi in questa malattia. È come un'onda di grande cambiamento, a volte all'interno di una famiglia, di una piccola società rurale o a volte di una regione o di una nazione o di un continente o, come vedremo anche stasera, di continenti diversi. Cioè, a volte un evento mondiale non è solo il nostro piccolo. A volte mi è capitato di trovare situazioni di crisi psicospirituali anche con movimenti, per esempio, di terremoti dove si muove la terra e questo movimento della terra muove qualcosa di profondo interiore psichico. Quindi vediamo come noi non siamo isolati e quella vecchia struttura di personalità che a volte si regge su certezze, su abitudini, su sicurezze, quando si muove la società in un nuovo modo o si muove la terra in un modo diverso, o si muove l'acqua addirittura nei momenti di tsunami o di grossi eventi atmosferici, qualcosa in alcune persone si può muovere. E questo è un movimento che va anche compreso, letto, capito, tradotto da parte nostra, dei professionisti di questo settore, e integrato, perché è qualcosa che può sembrare disorientante e può dare sintomi molto particolari, quasi di dissociazione in certi casi, di percepire certe immagini, di non avere più un senso quasi dell'orientamento, della stabilità fisica. Quindi questi sono sintomi che per noi, se letti e conosciuti, vanno aiutati a essere integrati e la persona accompagnata in questo. Questo momento sociale è un momento molto importante dove noi notiamo che si sta muovendo qualcosa, a volte solo in ambito psichico, a volte in ambito proprio anche animico, spirituale, o sui vari piani messi insieme, perché noi non siamo divisi. Quindi questo inconscio personale che a volte si muove per un lutto perso, una malattia o di un gruppo di persone, tocca anche il transpersonale e il bisogno di accoglienza e cura. In certi casi dove si tocca proprio il respiro, o in questo tipo di malattia, o nella mancanza di respiro che ci diamo nella vita, o in momenti dove facciamo delle tecniche di respirazione, dove in quel particolare momento di vita quel respiro ci muove qualcosa di fisico, ma anche psichico interiore, per muoverci in una nuova dimensione e per andare in un movimento di cura, oltre che accogliere, integrare la dualità di qualcosa di vecchio che si è spezzato e qualcosa di nuovo che vuole uscire ed essere integrato insieme, abbiamo bisogno anche di spiegare alle persone a cui succede questo
che forse certe modalità vecchie usate o che hanno mosso quel sistema vanno ridotte. Quindi, come diceva un po' Gianfranco, comprendere che se abbiamo fatto lavori personali, spirituali, profondi, forse abbiamo bisogno di tornare alle radici, a un contatto con la terra diversa, abbiamo bisogno di fare esercizi fisici, esercizi di osservazione delle cose che ci succedono o dell'ambiente naturale che c'è, piuttosto che lavori più spirituali, più alti, più legati magari allo yoga o a tecniche di rebirthing o altro. Quindi, conoscendo certi sintomi, conoscendo anche la situazione sociale di un certo periodo di alcune popolazioni, o come diceva Loretta, culturale, antropologica, il nostro dovere è quello di conoscere innanzitutto e poi integrare queste parti sociali, attuali, culturali e poi della vita personale e evolutiva della persona. Questo un po' per dire, come accennava Gianfranco, che Jung voleva farci notare che l'inconscio vuole emergere, vuole portarci in una nuova strada. Noi ogni volta ci dobbiamo anche riaggiornare, ritrasformare. A volte la nostra vecchia personalità vuole stare nell'abitudine, invece il nostro è un po' il viaggio dell'eroe di Campbell, dove da una situazione di sicurezza, però di dualità tra l'eroe e la principessa divisi, si vuole portarla fuori dalla torre e riunire quella dualità del vecchio e del nuovo in un uno. È quella unicità che noi profondamente cerchiamo. Quindi quando diciamo il nostro io e anche le nostre vecchie parti, come diceva nella psicosintesi a Saggioli o addirittura Pirandello, delle varie sfaccettature e maschere, abbiamo a volte bisogno di togliere queste, e come in un terremoto in questi momenti di crisi vengono giù, però per vedere dietro la novità. Non siamo sempre pronti alla novità, anche se a volte è una grande sorpresa, a volte è una cosa come addirittura una nascita, qualcosa che a volte ci fa timore, paura, ci scombina i piani, ma ci amplia la vita, e noi siamo fatti anche per ampliarci e per ricordarci che siamo in connessione reciproca. E quindi, visto che siamo in connessione, io vorrei sentire anche gli interventi dei miei colleghi oltre continente, Michela, Silvia, quindi direi che ho detto tutto e lascio a loro la parola. Grazie Anita. Sì, a questo punto abbiamo gli interventi dall'estero, diciamo. Abbiamo le due dottoresse che si trovano in Africa, Michela e Silvia. Quindi andiamo con Michela Balbi, psicologa transpersonale, counselor biosistemica e facilitatrice in costellazioni sistemiche, docente alla Systemic Constellation Association in Sudafrica, psicologa del lavoro e consulente delle organizzazioni. Michela svolge attività clinica in Italia e in Sudafrica e collabora con diverse ONG sudafricane. A te la parola. Grazie Francesco, e ringrazio anche tutti i colleghi che mi hanno preceduto. Come anticipato, io questa sera sono qui per portare una prospettiva interculturale su questo tema delle crisi psicospirituali. E io mi trovo a vivere e ad operare tra l'Italia e il Sudafrica. In questo momento sono in Sudafrica, a Johannesburg, e la mia testimonianza è un po' quella di portare la prospettiva di un professionista che lavora nell'ambito della salute mentale in un contesto interculturale, culturale differente rispetto a quello italiano. Allora, come psicologa, ma come tutti i colleghi che operano nell'ambito sanitario, qui in Sudafrica non possiamo fare a meno di entrare in contatto con i sistemi di cura tradizionali, quindi i guaritori tradizionali. Allora, i guaritori tradizionali, faccio una premessa per capire un po' il contesto,
sono riconosciuti a livello politico, per cui hanno rappresentanti al governo, ma per quello che ci interessa questa sera in questo ambito, sono riconosciuti a livello scientifico. Quindi è una figura professionale in ambito clinico, diciamo, riconosciuta dalla World Health Organization, ma anche da tutti i comitati e le organizzazioni africane. Addirittura in molte giurisdizioni africane i guaritori tradizionali sono considerati come medici a tutti gli effetti. Allora, questo è un po' il contesto. Quello che mi interessa approfondire questa sera con voi, perché ha molta attinenza con il tema delle crisi emergenze psicospirituali, che poi affronterò dopo. Michela, ti sei mutata, dovresti smutarti perché Perdonate, problemi tecnici della diretta. Allora, dicevo che quello che mi interessa approfondire questa sera è la differenza tra, e i punti di contatto tra i sistemi di cura tradizionali e la psicologia cosiddetta occidentale. Ora, una premessa importante è che in questo momento io parlo per il Sudafrica, che è una realtà un po' sui generis nell'ambito del continente africano. In questo momento in Sudafrica la psicologia sta andando nella direzione della quella che loro chiamano decolonizzazione. Cosa significa? Significa che in Africa, in Sudafrica, io parlo, non ci si riconosce in un paradigma che viene definito occidentale, che è basato su una cultura che non corrisponde a quella africana. Andiamo a vedere nel dettaglio perché. Sostanzialmente, quindi, in sintesi, la decolonizzazione della psicologia va nella direzione di includere tutto quello che è il portato del sistema di cura tradizionale all'interno della psicologia. Allora, il sistema di cura tradizionale, innanzitutto non lavora, in maniera dualistica, cioè non vede, la terapia e il lavoro di guarigione, come loro lo chiamano, come un lavoro tra un individuo e un altro individuo, tra il guaritore tradizionale e l'individuo che viene e che porta la sofferenza. Per loro, come parte di ovviamente di appartenenti di una cultura collettivistica, questo non risuona, diciamo, con la loro modalità di operare. Quindi per loro la guarigione avviene con l'individuo, ma anche con quello che nella disciplina della biotransenergetica chiamiamo il campo, che include tutti i sistemi primari di appartenenza, nel caso dei guaritori sudafricani la realtà perinatale, come accennavo a Loretta, ma anche prenatale, quindi tutto l'aspetto degli antenati, su cui anche adesso in Europa si lavora molto appunto con le costellazioni, per esempio, che peraltro sono nate in Africa, non a caso dalla cultura Zulu. Altro punto importante e interessante per quello di cui stiamo discutendo questa sera, la concezione africana dell'individuo è una concezione costituita da più livelli concentrici. Al centro esiste il corpo. Il secondo livello concentrico è quello delle funzioni fisiologiche. Il terzo livello concentrico è quello che viene definito principio psicologico, quindi sostanzialmente le funzioni psicologiche, e l'ultimo livello concentrico viene definito principio spirituale o anima. I guaritori tradizionali lavorano integrando tutti questi aspetti. Ultimo, ma non ultimo, i guaritori tradizionali lavorano attraverso gli stati di coscienza. Cioè il guaritore tradizionale è una figura che ha una tale padronanza dei diversi stati di coscienza da essere in grado di entrare in un altro stato di coscienza, che è quello
che definiamo come connessione con l'ultimo livello dell'organismo, che è quello che include la dimensione dell'anima e dello spirito, e attraverso questa connessione i guaritori tradizionali sono in grado di portare messaggi di guarigione sostanzialmente alla persona che si rivolge a loro. Ma non solo, molti guaritori tradizionali sono in grado anche di portare la persona che si rivolge a loro in quello stato di coscienza e in quel caso sarà la persona direttamente ad avere insight, letteralmente visioni da dentro. Quindi questi messaggi, queste visioni che non vengono più dall'ego, da una dimensione egoica, ma vengono da una dimensione altra, che è una dimensione che porta uno sguardo ulteriore. Si parla anche delle tradizioni sciamaniche di sguardo dell'aquila. È una visione che consente, attraverso la connessione con la dimensione spirituale, di portare guarigione all'individuo. Allora, tutto questo perché rientra nel tema delle crisi o emergenze psicospirituali? Perché prima di tutto, le persone che si rivolgono ai guaritori tradizionali qua in Sudafrica e con cui io ho avuto modo di entrare in contatto mi hanno raccontato, e io sto parlando di persone non africane, ma diciamo sudafricane importate in qualche modo, nel senso che sono i cosiddetti Afrikaners, che sono i discendenti dei Boeri, degli olandesi o i discendenti degli inglesi, quindi persone che hanno un background culturale molto simile al nostro. E queste persone mi hanno raccontato di essersi rivolte ai guaritori tradizionali perché avevano sviluppato o dei sintomi fisici, come raccontava un po' Anita, sintomatologie fisiche che non hanno un'eziologia organica, quindi dei problemi fisici per cui non si trova una ragione a livello somatico del corpo. Oppure persone che hanno attraversato una fase che noi appunto con gli strumenti che abbiamo possiamo definire di crisi o emergenza psicospirituale, ma queste persone mi dicevano: io ho vissuto questo tormento interiore che a mio avviso non rientra in una diagnosi psicologica, non rientra in una diagnosi clinica. E quindi io sono andato dal guaritore tradizionale, non sono andato dallo psicologo. E questo già è qualcosa che secondo me può fare molto riflettere. Ultima cosa e poi chiudo, ho avuto modo di parlare con diversi guaritori tradizionali che qui vengono definiti Sangoma e ho chiesto a loro come sono arrivati ad essere guaritori tradizionali. Quello che loro mi hanno raccontato è quello che Valeria ha definito come notte oscura dell'anima. Molti di loro hanno usato anche proprio questa espressione. È un travaglio interno che avviene, che porta a una crisi profonda a livello animico e spirituale e che li ha portati a intraprendere poi questo percorso, che è comunque un percorso lungo, complesso, sfidante, trasformativo. Che appunto tornando al concetto di cultura collettivistica li ha portati non solo a diventare sangoma, ma a sentire il dovere morale, diciamo, di mettere a servizio questo dono ricevuto a seguito di questa trasformazione interiore, di mettere questo dono al servizio della comunità. Ecco, con questo ho chiuso la mia parentesi sudafricana e passo la parola ai colleghi. Grazie Michela. Quindi possiamo muoverci quindi all'ultimo intervento, quello di Silvia Lorenzi, psicologa e psicoterapeuta transpersonale, anche lei. Vive in Gambia, dove si trova attualmente, quindi abbiamo secondo collegamento africano. È la fondatrice di Peace of Mind, organizzazione no profit che si occupa di benessere psicosociale e che fornisce servizi alla persona come counseling e psicoterapia. E formazione personale sanitario e non. Prego Silvia. Grazie. Grazie Francesco. Ciao a tutti, grazie mille anche ai colleghi che mi hanno preceduta e che hanno detto così tante cose importanti e fondamentali.
Sono veramente contenta di far parte di questo gruppo e per me è un onore essere qua stasera a condividere la mia esperienza con voi. Quindi il mio intervento questa sera sarà fondamentalmente basato su quella che è la mia esperienza di vita, ma anche professionale, che mi ha portato in qualche modo a venire a trasferirmi e a vivere in Gambia. Il Gambia è un piccolo stato all'interno del Senegal, con sbocco sul mare, attraversato da un lungo fiume, ed era uno degli stati da cui partivano gli schiavi durante il periodo della schiavitù. E diciamo che quando ero giovane universitaria ho sempre visto Medici Senza Frontiere come per me un sogno, no? E ho sempre guardato a loro dicendo, cavolo, però sarebbe anche bello avere, no, un Psicologi Senza Frontiere che potesse in qualche modo portare la psicologia, no, in giro per il mondo, anche nei paesi in cui non si sa niente. E poi piano piano viaggiando, ma anche poi incontrando la psicologia transpersonale, ho sempre più rinforzato questo sogno, no? Ed è così che poi la vita mi ha portato a sposarmi con un uomo africano e a in qualche modo spingere per venire a vivere qua. Quindi dal 2015 io vivo qui in Gambia, che è un paese che ha una storia e un background totalmente diverso dal Sudafrica. Quindi vediamo anche come all'interno dello stesso continente in realtà ci siano realtà interculturali così diverse. Il Gambia è appunto un piccolo stato in cui non si sa niente di psicologia. C'era uno psicologo gambiano che però in questo momento ha viaggiato, pochissimi psicologi gambiani che però vivono all'estero, e al momento io sono l'unica psicoterapeuta nel paese. Quindi il mio lavoro è stato all'inizio di cercare di capire come sopravvivere, per cui ho tentato, no, di trovare lavoro come psicologa, ma come dire, non c'era nessuna posizione, nessuna organizzazione che avesse, no, nemmeno l'idea di cosa può fare una psicologa. E questo già mi ha aperto un sacco di punti di domanda, perché dico, caspita, c'è un sacco di organizzazioni umanitarie, no, che lavorano con le emergenze anche sociali, che però non hanno in qualche modo tecnici o persone che competenti nel campo della psicologia. Poi da lì piano piano ho iniziato anche un po' a tessere, no, un po' di relazioni anche con il governo, con il sistema sanitario, e mi sono ritrovata in un contesto in cui il disagio mentale, a meno che non sia evidente, no, e che veramente in qualche modo abbia conseguenze sulla vita della persona, non viene in alcun modo considerato. Per cui quando ci troviamo davanti a un disagio psicologico importante, anche qua c'è tutta la realtà dei guaritori tradizionali, che però a differenza del Sudafrica non è riconosciuta, e che agisce un po' in questo modo, non dico clandestino, però in maniera totalmente separata da quello che è il sistema medico ufficiale. E in più ho raccolto appunto esperienze un po' come Michela, no, rispetto a questi guaritori tradizionali. Sembrerebbe che qui siano molto in qualche modo influenzati dalla religione e che abbiano in qualche modo sviluppato questo sistema un po' dicotomico, no, tra il bene e il male, tra Dio e il demonio, per cui molti di loro addirittura di fronte a un disagio importante considerano, no, che il demonio in qualche modo si sia inserito nella persona, e mettono in moto una serie di pratiche anche a volte abusive, mi viene da dire, verso la persona, per cui arrivano anche a picchiare la persona per fare in modo che il demonio esca dal corpo. Dall'altra parte abbiamo invece il sistema sanitario che ha un approccio totalmente medico, per cui somministrazione di farmaci,
e che ha un solo ospedale psichiatrico in cui le persone vengono ammesse con condizioni però igieniche molto povere, con personale che non è assolutamente formato e quindi diciamo, mi viene da dire a volte anche accentuando il disagio in qualche modo, no? Per cui le persone, tra virgolette, di basso ceto sociale, che non hanno strumenti, più delle volte tengono, no, le persone malate mentalmente in casa, a volte anche in casa, con molto stigma ancora rispetto alla salute mentale. Alcuni fanno riferimento ai guaritori tradizionali all'inizio e poi finiscono all'ospedale psichiatrico, mentre per quanto riguarda le persone di ceto sociale un po' più alto, si permettono di viaggiare all'estero, e però anche lì contemplano un approccio sostanzialmente medico, no? Per cui quando Loretta mi ha proposto di unirmi a questo gruppo, la cosa mi ha veramente interessato un sacco, prima di tutto perché iniziavo a sentirmi un po' sola, no? Nel mio qua, non avendo colleghi, non avendo persone con cui confrontarmi, ma poi anche perché mi ha veramente anche incuriosito questo aspetto così specifico delle emergenze spirituali, per capire anche come qui in qualche modo viene affrontato, vissuto, capito o non capito. Quindi ad oggi io mi sento ancora un po' un'osservatrice, ve lo devo dire, perché comunque cioè, è una cultura così diversa dalla nostra, mi sento che ancora sto, no, cercando di togliere gli occhiali della mia cultura e capire, no, come guardarli con la cultura gambiana. Sono comunque molto, molto felice di essere riuscita ad aprire questa organizzazione che si chiama Peace of Mind. La mia idea è quella assolutamente di nutrire la collaborazione con ITI e con la UNIT e fare in modo anche che i miei colleghi in primis, ma anche gli altri membri, no, di ITI possano in qualche modo anche prendere in considerazione il fatto di venire qua, di stare qua dei periodi e di aiutarmi in qualche modo anche, no, a capire meglio, a fare ricerca, ma anche a fare formazione, mi viene da dire. E prendendo anche la cosa secondo me bellissima che qui, non sapendo niente di psicologia, si può iniziare direttamente con la psicologia transpersonale, che io trovo sia uno strumento e un dono bellissimo per l'umanità. Ecco, quindi concludo così e rimando la parola a Francesco. Grazie a tutti. Francesco, se posso, vorrei dire una cosa rispetto all'intervento di Silvia, perché vorrei approfittare per dire che, per ringraziare prima di tutto anche per l'evento di oggi, l'Integral Transpersonal Institute, dove poi, e la Biotransenergetica, dove poi ci siamo tutti incontrati, e soprattutto Pierluigi Lattuada, perché è sempre... pronto, prodigo e aperto a qualsiasi contributo, a fame di vita, di collaborazione, di bellezza. E dico questo adesso perché grazie a Silvia che è lì, Michele in Sudafrica in altro modo, ma stiamo cercando di portare la biotransenergetica anche appunto in Africa e in particolare nel Gambia. Attraverso questo progetto di Silvia vorrei anche dire ai colleghi di BTE, di Biotransenergetica, o ai nuovi ragazzi, ai nuovi allievi, che c'è la possibilità di svolgere il tirocinio in Gambia, e questo secondo me è una cosa incredibile. Per cui grazie a ITI stiamo portando avanti insomma questa collaborazione, e vedere come sarà possibile chiaramente fare questo, e trovo che sia un bellissimo collegamento e una bellissima condivisione, oltre che professionale, umana. E siamo qui anche per questo. Grazie Loretta, grazie anche Silvia per averci
per il tuo intervento prezioso. Quindi a questo punto possiamo vedere se ci sono delle domande anche da Facebook, se qualcuno vuole ha delle domande da fare anche tra chi ci sta ascoltando, può scriverle nei commenti del video in diretta Facebook. E ci fossero delle domande a qualcuno in particolare, può anche scrivere il nome della persona a cui vuole fare la domanda. Li vediamo un attimino. Se viene fuori qualche domanda. Se no, anche se qualcuno di voi vuole ancora fare un intervento, abbiamo ancora qualche minuto prima di concludere. Vedo solo ringraziamenti, non vedo domande. Sì, io volevo magari ecco, fare solo una riflessione, no? Naturalmente questa sera abbiamo toccato tante cose, quindi solo evidenziare quanta complessità ci sta dietro questa tematica, quante possibilità di ricerca, quante possibilità di soffermarsi su tantissimi aspetti. È una tematica davvero vasta che si intreccia con l'antropologia, con la sociologia, con i simbolismi, con la psicologia del profondo, insomma, che mette insieme anche tante cose, tanti confronti molto importanti e ricchi. E quindi appunto per ogni intervento da qui si aprirebbero dei mondi ancora infiniti e sconfinati. E questo è anche comunque il bello di questa, appunto, di questo tipo di tematica, che anche la rende affascinante, che la rende anche una sfida, insomma, a tantissimi livelli. Quindi volevo solo dire questo anch'io per sottolineare questo aspetto, e poi anch'io, essendo anche responsabile con Loretta, ringraziare veramente di cuore tutti i colleghi, Francesco, che siete stati meravigliosi tutti, insomma, e ogni intervento è stato veramente tanto tanto interessante, e naturalmente ringraziare ITI, che è sempre veramente disponibile ad accogliere le nostre richieste, con cui la collaborazione, insomma, è sempre molto stimolante. E quindi sicuramente Pierluigi Lattuada per il grande lavoro che fa e che ha fatto per tutti noi, perché in Italia è rappresentante principale, si può dire, insomma, della psicologia transpersonale, fondando la scuola. E veramente un grazie anche alla Valentina Lattuada che ci ha seguito, insomma, nella strutturazione, sempre che ci accoglie. Per cui ecco anche i miei ringraziamenti, e poi anche a chi ci segue con interesse, insomma, grazie per questa bella occasione. Grazie Elena, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, che ci stanno ancora seguendo. Vediamo ancora se arriva qualche domanda, se no possiamo concludere. Riceviamo ringraziamenti, riceviamo complimenti, quindi grazie per averci seguito Martina, Patrizia Pinoli, Barbara Iovino, alcune delle persone che ci hanno scritto. Comunque è chiaro che la rete resta a disposizione, ognuno di noi si è anche presentato dicendo su che territorio opera, anche se poi chiaramente facciamo anche altre cose sul territorio italiano, però è chiaro che restiamo a disposizione per questioni, chiarimenti, ma anche per collaborazioni, conferenze. Noi ogni 12 maggio, per questa giornata internazionale dell'Emerging Proud, cioè perché l'Emerging Proud? Perché è proprio una giornata dedicata alle emergenze spirituali, su cui spesso, anche qui, ci si vergogna di confrontarsi e di parlare di questi contenuti
di cui spesso si ha paura, oppure semplicemente ecco, non si sa come affrontare, no? E quindi siamo qui anche oggi perché stiamo portando avanti questa mission di divulgazione, innanzitutto, di far conoscere questa tematica così particolare, così complessa. E quindi sicuramente faremo altre cose, fra cui avremo un numero dedicato della Visione Sottile, che è la rivista, insomma, collegata anche ad OM, alla scuola e ad ITI, con i nostri articoli, che sarà uno dei prossimi numeri in uscita, e lì ci sarà altro materiale, insomma, per chi fosse interessato. La rivista è gratuita, quindi per chi fosse interessato potete contattarci, e in questo video sotto ho messo anche il link della scuola, dove trovate anche il riferimento per avere eventuali informazioni o contatti rispetto alla unit Le emergenze spirituali. Perfetto. Tanto se non si arrivano sempre altri ringraziamenti e complimenti. Per chi si fosse perso la diretta, si collegasse adesso, può rivederla. Adesso appena finiamo, verrà poi, resterà nella home page della scuola di biotrans energetica. Grazie Ingrid Gaia, grazie Aurora Giannone, Claudia, Chiara Bugliarelli, alcune delle persone che ci hanno commentato, che ci hanno seguito. E allora, se non c'è nessun altro, concludere qui, a meno che qualcuno voglia dire qualcosa. Va bene, allora possiamo quindi concludere. E ancora grazie a tutti e buona serata e a presto. Ciao. Ciao.